Numeri che sembrerebbero non tornare, da una parte l'ASREM che annuncia un'accelerazione della campagna vaccinale, dall'altra i cittadini che si rivolgono alle regioni limitrofe per una dose di vaccino. Intanto, cosa certa è lo stop alle vaccinazioni dei cittadini molisani negli hub di San Salvo e Vasto. Questo è il senso della lettera inviata dal direttore generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, al commissario ad acta per la sanità Floride Grassi e al collega dell'ASREM Oreste Florenzano, ai quali ufficializza l'insostenibilità del fenomeno migratorio. Dopo l'Abruzzo è arrivato anche lo stop della vicina Campania. A Morcone, infatti, sono stati respinti i cittadini molisani che si erano recati lì per ottenere una dose, sulla scia dei precedenti giorni in cui invece alcune dosi di vaccino erano state inoculate. Il direttore Florenzano, interpellato sull'argomento, è apparso per nulla preoccupato. Noi non abbiamo chiesto niente né all'Abruzzo né alla Campania per quanto concerne i vaccini. Esiste una circolare del generale Figliuolo che concerne solamente le persone che si recano in vacanza per più di 15 giorni. Dalla nota della regione Abruzzo si evince che loro hanno pensato di vaccinare anche la popolazione dei comuni confinanti. È stata una loro iniziativa, noi li ringraziamo perché abbiamo sempre ottimi rapporti, ma noi non abbiamo chiesto né dovevamo dire niente su questa vicenda. Quello che invece posso dire io è che nelle settimane scorse, in presenza della variante Delta, noi abbiamo accelerato le vaccinazioni di seconda dose per le categorie di persone over 50, che sono quelle a più forte rischio di ospedalizzazione, sono quelle che possono purtroppo andare in terapia intensiva e insomma avere tutte le conseguenze del caso. Quindi la strategia è stata quella di mettere in sicurezza le persone più esposte al rischio di ospedalizzazione. Da questa settimana abbiamo ripreso le vaccinazioni di prima dose per le categorie di età inferiore. Nel bollettino di ieri abbiamo vaccinato più di 1000 persone tra i 20 e i 40 anni. Oggi continueremo e continueremo per tutto il periodo a seguire e quindi recupereremo sicuramente. È chiaro che molto probabilmente l'approssimarsi delle vacanze spinge tante persone ad acquisire la vaccinazione anche per maturare poi i requisiti del Green Pass. Noi stiamo lavorando con le forze che abbiamo e devo dire che anche i risultati sono molto lusinghieri perché a livello nazionale siamo tra le prime regioni che vaccinano, quindi veramente non capisco la polemica, anche perché abbiamo spiegato quali sono le motivazioni per le quali abbiamo prima preferito mettere in sicurezza delle persone più a rischio per poi passare più giovani.